ladies and gentlemen. Guten Abend, Monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di radiosaiuz.it abbia inizio. Via! E buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Radio Saiuz. Siamo in diretta, eccoci qua finalmente dopo questa lunga pausa estiva autunnale. I due compari sono ritornati per questa ultima tranche, vi accompagneremo per queste ultime puntate fino alla seconda metà di dicembre, quindi alla fine dell'anno. Io, il vostro Gianluca, vi dà un calorosissimo ben ritrovati a tutti voi cari amici web radio ascoltatori, web tv spettatori, perché ci potrete vedere, andate subito sulla web tv del nostro sito e guardateci, perché questa sera potrete anche vedere gli ospiti che c'ho di là, dietro le quinte. Li saluto da lontano e tra poco verranno qui con noi. Allora ragazzi, 22:04 minuti primi, le 10 di sera qua in Italia, salutiamo gli amici che ci ascoltano anche dall'estero e naturalmente tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando per la prima volta. Ma cosa è Radio Saiuz e cos'è appunto questa trasmissione che è storica, da 7 anni va in onda, adesso giunge al suo termine, abbiamo deciso così, vi volevamo accompagnare per questo finale e non vi volevamo abbandonare così fuggendo come dei, dei ladri con la refurtiva, ma vi vogliamo anche salutare per bene con degli artisti davvero strepitosi e questa sera ci sarà Gianluca, lo stesso nome mio, poi vi dirò chi è e parleremo con lui, ci farà anche un brano dal vivo. Allora caro Ugo, al di là della coltre di fumo dietro il vetro della regia, ciao, ben trovato, ben ritornato anche. Ti ringrazio e buonasera a tutti quanti, buonasera a te, ovviamente agli ospiti o agli ospiti e buonasera a tutto il condominio di Radio Saiuz. Come direbbe il grande vecchio Saiuz che ci sta ascoltando e lo salutiamo, il grande capo. Ciao Saiuz! Ciao Saiuzzolo! Bene Gianluca, io ti ringrazio per avermi passato la parola. Volevo fare un saluto breve se me lo concedi, o almeno no, provo, perché? A tutte le radio che collaborano con Radio Saiuz, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, poi le 3 nuove radio che sono con noi già da qualche mese, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Mi raccomando, ci potete seguire sulla web tv di Radio Saiuz, la chat è sempre aperta e ovviamente sulla nostra pagina Facebook di Radio Saiuz. Scrivete, così il buon Gianluca è contento, vi può rispondere, può fornirvi tutti i suoi dati anche, vero Gian? Grazie Ugo, e infatti io ringrazio già coloro che cominciano a scriverci sulla chat, perché ricordiamo che nella pagina di Saiuz ci potete vedere anche appunto col video e vedere la novità che sono calato una dozzina di chili, vero caro Ugo, dopo la dieta. Porca miseria! Quindi ci stiamo meglio io e Gianluca, Chiara Dia, così vi ho svelato il nome dell'ospite, ma prima ci sarà una piccola sorpresa, meglio ci staremo in video. Allora caro Ugo, io ho ripreso la parola velocemente, grazie per la tua lista della spesa che alla fine ci ha ricordato tutti coloro che collaborano e demandano, rimandando il segnale di Saiuz. Torniamo un po' negli schemi classici. Allora, dopo questo breve cappello introduttivo, io prima di introdurvi, vado subito al nocciolo, al sodo della questione, di introdurvi e parlare con l'ospite, però avrei piacere di fare due parole. Diamo proprio 2 minuti di tempo a questo povero artista che passava, questo mendicante della musica, questo sweet noise, che non è sweet noise ovviamente, questo dolce rumore che è qui. Allora io vi volevo veramente ripresentare, perché vi ricordiamo che era stato con noi nelle ultime puntate a fine luglio, questo grande, veramente, diciamo così, amico, possiamo dire, di Radio Saiuz, perché grazie a lui è nata questa, a noi anzi, ma è lui, questa grandissima collaborazione insieme, perché ricordiamo ci ha passato e ci sta passando e passerà ancora dei grandissimi artisti qui su Radio Saiuz, è qui con noi il grande
Cech! Ciao Cech! Buonasera a tutti. Prego. Buonasera! Un piacere tornare qui da voi. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Saius. E pensavo che fossi ragazzo immagine questa sera, no? Tu dici? Allora, caro Cech, allora, come dicevo prima, innanzitutto grazie anche a te di questa amicizia con Radio Saius e collaborazione tramite... Un piacere mio, assolutamente. Grazie, tramite la nostra conoscenza, diciamo, e mi fa piacere averti qui questa sera prima di Gianluca, che è un altro artista, diciamo così, che ci hai portato, che mi hai portato, della tua scuderia, osiamo dire così un po'. Beh, termine. Esatto. Diciamo così. Esatto, perché tu, caro, ti chiamo Cech in nome d'arte, perché non so se vuoi svelare la tua identità... Sì, esatto, perché ricordiamo esattamente insieme a Fabio che cosa, di cosa vi occupate voi, che cosa fate naturalmente come gestione. Sì, in pratica noi abbiamo una pagina di collaborazione eventi e collaborazione con artisti live, con più artisti, tra cui Gianluca che ci sarà qui stasera, tra cui Damian McFly che c'è stato una puntata di luglio. E collaboriamo con più artisti della zona e non solo, in vari locali del Veneto e da poco anche in Friuli. Benissimo, so che ti sei allargato, infatti. Ci stiamo allargando. Sì. Io mi sono ristretto, tutti allarghi, no ragazzo. No, invece complimenti, perché appunto il Cech gestisce tutta appunto la, come si può dire, la rete di... promozione, di promozione, promozione, esatto. Per quanto sì. Riguarda la musica live... della zona. Esattamente, e volevo anche farvi vedere qui con me, non per fare pubblicità a progresso, nemmeno regresso, la nostra pagina Facebook. Esattamente, perché andateveli a vedere, meritano davvero tanto, perché sono artisti, ricordiamo Damian McFly, che salutiamo tantissimo, è stato qui con noi, ma scoprirete anche Gianluca Chiaradia questa sera, che vi ho già nominato, sarà un grande, sono persone anche belle e piacevoli, vedrete, umili e anche bravissimi artisti che meritano, quindi è un triplo piacere anche artisticamente, umanamente. E Sweet Noise, come dicevamo, è diciamo così la pagina dove ci potete, esatto, seguire attivamente via web. Esatto, ricordiamo poi che salutiamo anche Fabio con cui, certo, collabora, certo. Cech, naturalmente, e ringraziamo ovviamente per questo passaggio. Non annunciamo però i prossimi artisti, perché abbiamo anche uno internazionale, ma non lo possiamo dire, quindi sarà molto interessante vedere una puntata di Radio Science mezza in inglese, certo, mezza in italiano, certo. Per cui vi invitiamo. Vi posso segnalare magari i nostri prossimi... Ma io volevo dirti, ti ricordi dov'è il bigliettino che avevamo prima? Che ho imparato, ho dovuto seguire la listona, esatto, degli artisti. Allora vi segnalo tre date importanti per noi. La prima è il nostro Damian McFly, che sarà all'Outsider Pub il 6 novembre, per la prima volta. Sim Marty, che è il nostro bluesman australiano, che esordisce con il suo trio al Tapepe in provincia di Pordenone il 16 novembre, in questo locale, e quindi per la prima volta suonerà in trio. E poi abbiamo una data molto importante questo venerdì, 27 ottobre, alla Stazionetta di Castelfranco, che è una nuova realtà musicale in cui, diciamo, il nostro campo base. Ci sarà questa artista italo-canadese che si chiama Ronnie Grace, artista giovanissima, promettentissima, con il suo ukulele farà un soul blues molto molto interessante, una nuova collaborazione, e quindi per chi in zona o per chi vuole ascoltare o seguire, vi diamo questi consigli, diciamo. Ottimo, molto bene, quindi zona Veneto, provincia di Treviso nella fattispecie, certo, e anche, certo, in Friuli, Castelfranco Veneto, esatto, esatto. Stazionetta che hai menzionato e che salutiamo, Carlo, che appunto ci segue, assolutamente, certo, con cui speriamo, non lo voglio preannunciare troppo, possa nascere qualcosa, anche perché naturalmente è un locale con cui collabori anche tu, e ovviamente gli artisti che sono passati di là sono venuti anche di qua, e quindi è stato un piacere anche poterli venire a vedere come è stato nei mesi precedenti. Ricordiamo allora, le date sono tre. Se siete della zona, e vi ho segnato le più importanti. Le più importanti, esatto. E poi una ve l'annuncerà Gianluca, ma lui direttamente. Che è la sua, esatto, chiaramente. Daremo il piacere a lui. Allora, quindi, 22 e 11 minuti primi. Cioè, che io non ti voglio trattenere, anche se ti terrei qua a lungo. Per mi seguirò dal backstage. Esattamente. Come vedete, ci dà anche una mano per la scenografia, il grande Cech. E vuoi aggiungere qualcos'altro, qualcosa che ci siamo dimenticati o ci è sfuggito? Ma il succo, diciamo, che l'abbiamo trasmesso. Era questo. Allora, seguite Sweet Noise, lo ricordiamo, questa naturalmente
pagina Facebook, dove potrete avere vari eventi. Naturalmente parliamo di zona Veneto, quindi Nord-Est e Friuli, ma chissà anche che non si estenda anche in altre regioni. E contattateli anche voi, se siete degli artisti, contattate pure i Sweet Noise se avete desiderio di venire a suonare qui nel Nord-Est e in Veneto e Friuli, tramite appunto il nostro amico Check, e vi darà magari udienza per vedere se potrete venire a suonare qua, o anche fare uno scambio come nella natura di appunto Saius. Io vi ringrazio, lascio lo spazio ai veri artisti, un ringraziamento agli ascoltatori Radio Saius e tutto lo staff. Ah, grazie, molto gentile. Ciao Cech, è stato un piacere per me. Allora io comincio a parlarvi di questo nostro ospite davvero eccezionale, che tra poco entrerà in scena anche tra poco qui vicino a me, però senza dimenticarmi di salutare coloro che, caro Ugo, dopo anche tu mi darai una mano, mi coadiuverai come sai fare bene. Intanto ringraziamo tutti coloro che ci stanno scrivendo in chat, in particolare il grande Saius, il nostro promotore, autore, colui che ha creato Radio Saius, che dobbiamo sempre ringraziare, a cui dobbiamo dar merito, perché grazie a lui siamo arrivati dove siamo dai tempi in cui lui da solo ha iniziato, anche un po' con me negli ultimi anni, però insomma, grande Saius, ti salutiamo, ti voglio bene, un abbraccio forte. Un saluto alla nostra Priscilla, che purtroppo questa sera non sarà dei nostri, perché purtroppo non potrà esserci, e allora le diamo un grande abbraccio e un saluto, naturalmente l'aspettiamo, se ce la farà. Ciao Prisci, un abbraccio! Esatto, per le prossime puntate. Un saluto a chi ci sta scrivendo. Rosalia, ti do un bacione anche a te, cara amica collega, e anche alla Monica, un abbraccio, cara Monica, grazie sempre di tutto, grazie per scrivere quello che hai scritto nella pagina. Quindi se volete anche voi adesso fare domande a Gianluca, che tra poco verrà qui con me e ci suonerà anche un pezzo live, me l'ha promesso, e glielo estorcerò molto dolcemente, vi volevo leggere due cose appunto su questo nostro ospite, per farvi capire, come faccio ormai ultimamente, un po' di biografia dello stesso Gianluca. Caro Gianluca, poi quando verrai qui a fianco a me le donne impazziranno con cotanta bellezza. Allora, Gianluca Chiaradia è un giovane cantautore trevigiano che mescola folk, pop e cantautorato italiano con uno stile chitarristico di matrice americana. Nel 2013 vince in Slovenia il premio migliore compositore all'International Guitar Workshop del maestro Beppe Gambetta. Ha modo poi di suonare e di studiare con musicisti internazionali quali Tony McMahon. Posso dirgli tutti, Gianluca, cosa dici? Sì, dai, grazie, dai, così gli diamo merito. Se ci stanno ascoltando, spero, se sono stati invitati. Quindi Tony McManus, Steve Kaufman, Cathy Chiaviola, Chris Newman e Thomas Lieb. Naturalmente, se qualcuno degli ascoltatori li conosce, che ci scriva pure. E dopo essere stato selezionato per Musicultura, storico festival della canzone d'autore, regista il suo primo disco seriamente ironico della Babau Dischi. Del primo singolo, Invisibile, viene girato un video dal regista padovano Claudio Sichel. Il clip concorre per un posto fra le canzoni della colonna sonora del film Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, pensate un po'. E nel 2014 il secondo singolo, Tutto al caso, viene trasmesso nelle radio indipendenti italiane grazie all'incontro con il promoter toninese Fabio Gallo e Riccardo Vitanza, direttore dell'agenzia stampa Parole e Dintorni. Per capirci, ad esempio, caro Gianluca, citiamo, è quella di Ligabue, di De Gregori, di Elisa stessa. E ottiene così ottime recensioni dalla critica di settore su testate nazionali e webzine, tra cui anche il Backstreets of Buscadero, la Raro Più, l'Extra Music Magazine e il Backstage Press. Nel 2015 firma con la Bollettino Edizioni Musicali di Riccardo Vitanza, casa editrice di Giovanni Allevi, ad esempio di Giulio Casale e Roberto Fabbri, per il suo secondo disco Sogni al microscopio, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First. Il mastering di Sogni al microscopio è curato da Giovanni Versari, vincitore di un Grammy per il mastering di Drones dei Muse. Nel 2017 anche Gianluca Chiaradia ha avuto il piacere di, ecco, diciamo così, suonare insieme a Damien McFly, grande ospite che abbiamo avuto poco tempo fa nelle ultime puntate, che siamo andati in onda a luglio, e ha aperto alcuni dei concerti italiani del tour di Damien McFly. Signore e signori, con grande piacere abbiamo qui con noi Gianluca Chiaradia. Ciao Gian. Ciao a tutti. Alle due Gianluca, e due. Esatto. Al prezzo di uno. Al prezzo di uno, esatto. Allora chiamarci Gian esatto, diventa, no, scusami che... Allora caro Gianluca, dopo questa introduzione della tua biografia,
Che dire, noi siamo sempre ammirati quando leggiamo queste varie collaborazioni e cose che ci sono in zona, no? Beh, ti ringrazio. Esatto, quindi tanto, tanto di piacere. E quindi tu sei un cantautore, no? Come dicevamo, che mischia un po', non dico vari generi, però il folk, il pop, di stile chiaro stampo americano. Da dove nasce questa tua, diciamo così, passione e poi sviluppo? Sicuramente devo tutto a mio padre, nel senso che lui ha sempre collezionato dischi vinili, di cui abbiamo la casa straripante, e tutto è nato da lì, con un sacco di ascolti in matrice, diciamo, rock americano, anglosassone, e poi da lì si è sviluppata la mia mania barra dipendenza per tutto ciò che è musicale, quindi mi sono trasformato in un musicofilo poi negli anni, e ho iniziato a scrivere canzoni circa 13 anni, e da lì poi insomma ho continuato e vedo che peggiora negli anni, alla fine qualcosa di morboso, però dai, è la mia grande passione, insomma. Ho capito, quindi è un fiume che, esatto. Che straripa peggiorando, mi piace questo peggioramento. Ebbene, quindi hai iniziato giovane, in sostanza. Sì, sì, sì. A 13 anni. 13 anni portati male già all'epoca, e anche perché a 16 avevo già i baffi e capello lungo, e quindi bravo rocchettaro. Poi sai che hanno quei baffi, che non è un baffo, è un finto baffo. E da lì poi ho cominciato con il primo complesso. Sì. Che si chiamava Raggio Verde Negativo, con Ale Anza, che è passato una vita, che salutiamo, se per caso dovesse ascoltare, ed è dalle parti sempre tue di Conegliano, erano, come sì, uno di Valdo Biaden e uno di Conegliano, sì. E poi ci siamo un po' persi di vista e poi ho continuato da solista, quindi sì. Ognuno poi ha preso strade diverse. Certo. E questa tua passione, quindi, ci raccontavi, e nasce un po' da quello che ti ha trasmesso tuo padre. Perché tuo papà, appunto, avendo questi vinili, quindi la cultura anche dei genitori, come viene trasmessa ai figli, è fantastico. Quali erano gli artisti da cui hai attinto di più, se si può dire, e quelli che ti piacevano e che ti piacciono di più? Americani, immagino. sì, diciamo c'era un po' di tutto. Tra gli inglesi, Rolling Stone, Beatles, Bowie. Avevo una fissa per Bowie, dai, verso i 17 anni. Cantavo imitando Bowie, non me ne rendevo conto. Cioè, dai, cercavo di imitarlo, perché poi facevo come si suole, non era proprio un risultato ottimale. E poi negli anni ho incontrato anche una maestra di canto che mi ha detto, guarda che devi trovare la tua voce, e poi... che è Enrica Bacchia, che saluto, okay, certo. E che naturalmente ti ha aiutato sicuramente ad impostarti e a studiare poi, ovviamente. Certo, sì. Bowie, che c'entra molto con gli artisti americani, no, vabbè, come mai questo passaggio? Poi vabbè, tra gli americani, Elvis, Creedence Clearwater Revival, sì, insomma, i grandi storici, ecco. Sì, del rock pop folk, sì, un po', sì, diciamo. Sì. Sì, poi negli anni sono passato all'acustica. Oh, certo. Adesso quale ti rimane? Quali artisti preferiti, diciamo? Beh, adesso ho fatto una virata italiana, diciamo, come musica, quindi vado da tutta roba anni 90 in questo periodo, quindi Estra, Timoria, Omar Pedrini, Giulio Casale, insomma. Quindi oserei dire, con tutto rispetto, tutt'altro genere, poi. Sì, tutt'altro genere, non c'entra più niente. Poi un genere esatto. Si può dire, esatto, sì, perché ovviamente è bellissima da questo passaggio, ma ci sta, sì, perché fa parte dell'evoluzione della vita, no? Assolutamente. Poi ho avuto la svolta rap, poi sono ritornato, stato in fissa con Salmo, che è, poi Primo Brown, che è anche mancato, tutta la scena rap italiana, Gemu, grandissimo Gemu, e poi identico. Alla fine comunque faccio folk, pop, che lo stagno dove sguazzo, diciamo. ho capito. Bene, mi fa piacere. Allora Gianluca, 22 e 21 minuti primi. Volevo dire ai nostri amici che ci stanno ascoltando che purtroppo non vedremo un tuo video o non ascolteremo una tua canzone registrata, ovviamente come di solito facciamo, perché giustamente sei sotto SIAE. E Saius come policy, ti piace, Ugo, questo termine un po' saiuziano? Io e Rosario ridiamo tra di noi, so che Saius ride al di là che mi sta ascoltando. Gian, perdonami, l'hai pronunciato in maniera quasi sexy. Ti ringrazio. E per, diciamo così, per politica aziendale, Saius, appunto, Radio Saius non è sotto SIAE, non manda brani SIAE, anche perché
lo diciamo per chi ci sta ascoltando la prima volta, vuole dare naturalmente spazio a tutti gli artisti, a specie coloro che non hanno i soliti canali di diffusione, quindi casse di risonanza per tutti, indipendenti e non sotto SIAE, che usano altri canali ovviamente non di massa. Però va da sé che un brano forse Gianluca ce lo suonerà, certo, che non è ancora sotto SIAE, quindi diciamo che lo registrerai tra poco, in lavorazione. Quindi lo ringraziamo per questo strappo, diciamo, ovviamente previa delibera controfirmata, per cui diciamo, adesso manderemo in onda un brano per spezzettare questa nostra chiacchierata, sai, ogni 4 d'ora 20 minuti circa, giusto per non rendere, sì, perché un'ora, sai, caro Gianluca, sembra tanto, come la riempiamo, però vedrai che scorrerà via veloce e ci sarà ancora da dire, scherzo, figa. E poi tornare di nuovo quando vuoi. Quindi, caro Ugo, io direi che quasi quasi potremmo anche mandare in onda uno dei brani che sono anche, non dico simili a quello che fa Gianluca, però ci li ho scelti un po' contestualizzando un po' il genere, certo, ovviamente. Quindi Ugo, vai tu, dimmi pure che brano. Naturalmente saluto ancora Saius, che scusami Ugo, intanto che tu lo carichi, che l'avrei già caricato, sono sicuro. Esatto. Non avevo dubbi. Che appunto il mitichino Gianluchino, caro Saius, un abbraccio. Saluto il Davis, che che non dirò chi è, però il nostro check, che adora i backstage, lo ringrazio perché ci scrive, e Rosalia ancora che mi scrive personalmente, e anche Teresa, mia cugina dalla Sicilia, quindi saluto coloro che mi stanno particolarmente San Benedica, baciamo le mani, giusto Gianluca? Qual era il termine che prima mi dicevi? Che San Cicria, esatto, quindi si diverte detta in italiano. E naturalmente coloro che finalmente mi stanno scrivendo, ringrazio, perché oggi ho fatto grande pubblicità di questa ripartenza, caro caro Gianluca, quindi abbiamo parecchie persone che ci stanno scrivendo e seguendo. Caro Ugo, quale brano andremo ad ascoltare? Purtroppo non di Gianluca, ma di un'altra band. Allora, questa band sono i John Russell Band e il brano è Southern Cross. Buon ascolto. Bene, e come direbbe il grande Saius, partito! Partito! Mi manca Saius. Holy brandish, Southern Cross, it's a picture of evil in the closet lost. It's a holy roll I roll, and it's roll over you. Driven down deep to where it stops, in reflection of the sunlight it'll leave its marks. Neon to soda, it burns its marks on it. Southern Cross, you burn like fire, and it's something I didn't choose, but it seems to me it's something I just can't lose. Can't lose. Imitation, Holocaust, freedom or deception at the bottom cost. Broken, stolen was the way they sold them to you. Little Johnny lost his dog, went running down a tutor in a blanket fog. He tripped, he fell straight in the arms of you. What will you do? A Southern Cross, you burn. But it seems to me it's something I just can't lose. Can't lose. The Southern Cross, you burn like fire, and it's something I didn't choose. But it seems to me it's something I just can't lose.
E allora, di nuovo ben ritrovati qui in diretta, 22:26 minuti primi, qui con i due compari più uno, provvisoriamente i due compari più uno, era questa storica trasmissione in diretta live dei lunedì sera. Questa sera qui con me c'è Gianluca Chiaradia, nostro cantautore della provincia di Treviso, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Doc. Che visti gli ultimi, diciamo, avvenimenti andrebbe proprio di moda, visto quelli di ieri, ma noi non entriamo nell'argomento, non è questa la sede per parlarne, indipendentemente poi dalle idee che ognuno ha, che rispettiamo come sempre noi di Radio Sites. E naturalmente saluto ancora coloro che ci scrivono sulla, ricordiamo, pagina Facebook, siamo in diretta quindi ci potrete anche vedere. Ringrazio Franca, dicevo, che ci saluta, Flavio che dice ciao compari, bella, e naturalmente anche gli altri, magari i commenti che mi sto perdendo. Ma quello che volevo ricordarvi, naturalmente in maniera opprimente e ossessiva, e chiamerò in casa anche in causa Ugo, è il nostro Media Center. Di cosa si tratta? Ce lo spiegherà il grande Ugo, cioè questa piattaforma in cui cosa succede, Ugo? Allora, il Media Center praticamente non è altro che questa piattaforma dove si possono rivedere tutti i programmi passati di Radio Science, quindi non solo i due compari, ma anche gli altri programmi a cui fanno appunto parte del circuito di Radio Science. Inoltre ci sono alcune canali TV, il tutto in maniera tranquilla, cioè in pratica basta semplicemente scrivere nel login ospite e al posto la password non mettere nulla e ci si accede direttamente. Poi ognuno sceglie cosa vuole andarsi a vedere. Ovviamente anche i programmi, come dicevo, passati di Radio Science. Quindi se chi si è perso qualche puntata dei due compari o di qualche altro programma, può benissimo andarla a recuperare tranquillamente lì. Ottimo, bella spiegazione. Noi intanto, io e Gianluca, ci divertivamo a rivederci in video sulla pagina web, quindi ci vedevate un po' ridere, ma seguivamo la tua spiegazione, quindi ricordiamo questa novità di Science. Stavamo ascoltando, vero? Nonostante non avevamo distanza. Come si dice a scuola. Professore, abbiamo studiato. Gian, perdonami, ti fermo. Mi è arrivato un SMS. Un saluto da mamma tessorata, come direbbe il buon Science. SMS su da mamma tessorata. Ciao Gian, buon programma da Lucifero, padovano. Ah dai, ringrazio, non ho ben presente chi sia adesso, però ringraziamo per averci e per avermi iscritto. Ringrazio veramente calorosamente tutte le persone che mi stanno scrivendo questa sera, è una bella ripartenza per questa fase finale dei due compari. Torniamo a Gianluca, perché il tempo scorre, quindi dicevamo questa tua passione nasce dai vinili che avevi in casa di tuo papà, quindi dal genere americano, con una tendenza poi verso Bowie, verso il British, sì. E adesso la maturità ti porta invece ad ascoltare più cose italiane, diciamo. Sì. E quando componi le canzoni, da dove parti? È una domanda che faccio un po' solitamente a tutti, è banale, però sai, cioè, ognuno ha il proprio metodo e tutti vanno bene. No, non è affatto banale. Sì, perché poi vanno bene tutti, no? L'importante è il risultato. Ma guarda, io parlando anche con altri cantautori, altri musicisti, ognuno ha il suo metodo, è una cosa molto soggettiva. E io scrivo, tra virgolette, solo a ispirazione, nel senso non mi metto lì a tavolino e dico ok, scrivo una canzone, non so, sui cavalli, come disse Bob Dylan, ma ovviamente non mi sto paragonando a Bob Dylan, ma per citare un illustre, insomma. Che dopo non ci querelli, no? Esatto, potrebbe essere anche un po' pidocchioso, Bob Dylan. È vero, esatto. Non si è presentato a ritirare il premio, per cui, che non dico, qualcuno dica guarda Gianluca che era di assoluta paragonare a Bob Dylan, sì, non vai a comando, diciamo. No, io scrivo, diciamo, testo e musica al momento, quando mi viene, di solito mi viene una melodia che contiene una frase o viceversa, di solito una frase che contiene una melodia, e da lì poi con la chitarra, che è il mio strumento, l'unico, diciamo, che so suonare, che credo di suonare umanamente, non dico bene perché bene è già una parola grossa, però lo strimpello, e così nasce tutto assieme. Poi ci sono canzoni che nascono magari in 5 minuti e altre che invece ci metti 2 ore, poi non sei convinto. E poi generalmente per scriverne una buona devi scriverne 500 e ancora quella buona forse non è così buona perché la riascolti 2 giorni dopo e dici fa cagare. E quindi si può dire, sì, non si può dire, ma noi l'abbiamo. Si può dire buona? Buona. Sì, okay.
E quindi così fa andare verso il dire, però non esatto. Ci può stare, figurati, anche perché l'hai detta in maniera carina, esatto, si è capito bene il senso. Per cui è come sempre il solito discorso, no? Cioè, di lavoro ce n'è tanto, sì. Non è come far cover, con tutto il rispetto, perché anche far cover non è facile. Sono due mondi, sono due cose diverse, sì. Coesistono, perché sì. Anche noi in realtà dal vivo facciamo sì, delle cover, e quindi poi cerchiamo di reinterpretarle, ma di base sì, anche noi le facciamo, ovviamente sono più i pezzi miei. Sì. Però ci sta, perché devo dire che poi mi piace personalmente quando sono reinterpretate, perché sì. Mentre uno stile proprio e per non sentire la solita cosa che tutti magari sanno fare bene, perché ormai tutti suonano bene, e soprattutto perché nei concerti, tu come anche Damian che ho visto, dovete un po', no? Certo, mediare, cioè la parte, mediare tra, esatto, tra le vostre e quelle che esatto. La gente un po' segue. E a proposito di concerti, non lo dico a caso questo, volevo arrivare qui, e le tue prossime date, Gianluca, che il check ci aveva anticipato quelle sì. Sue, diciamo, quelle degli altri, ma lasciamo a te. Io sono un po' scandaloso, sì. Ma devo leggerle, ho una memoria... Tra i due, non saprei chi scegliere. Musicista, e quindi le cose, come dire... Sì. Le cose importanti non me le ricordo, le cagate me le ricordo tutte. Che è un classico. Beh, siamo il... se riesco a leggere anche perché... Vuoi ingrandire? La presbiopia avanza. No, il 4 novembre siamo alla stazionetta di Castelfranco Veneto. Questo locale ormai è blasonato. Dove tra l'altro ritorniamo, abbiamo fatto una bella okay. Data d'agosto. Sì, quindi il 4 novembre sarebbe sabato tra due settimane. Esatto. Lo so perché è uno spettacolo. Ah, ok. Già non sapevo che giorno fosse. Sì. E il 6 novembre sarò in apertura da Damien McFly all'Outsider Pub di Quinto di Treviso. Perfetto. Il adesso comincia un po' effetto estrazione numero 8, sì. No, che è quello sempre temuto da... sì, qualche numero. No, beh, vabbè, sì. Le leggo un po'. No, così, vai pure che non vi smarrò tutti. Anzi, poi chiaramente con gli amici che ci stanno ascoltando daremo i tuoi contatti, certo. La pagina dove le possono andare a vedere e vedere anche i tuoi video che meritano davvero tanto. Beh, quindi, ti ringrazio. Figurati, 4 novembre alla stazione di Castelfranco Veneto, il 6 novembre, il 6 novembre che è lunedì a Quinto esatto. Di Treviso e il 17 novembre siamo a Zermann. Sempre in provincia di Treviso. Sempre in provincia di Treviso. Chi ci ascolta. Il 24 novembre siamo a Conegliano, alla libreria Tra le righe, mm-hmm. Dove ci sarà una lettura di Francesco Vidotto, che è uno scrittore che ha fatto uscire sì. Un bellissimo libro che si chiama Meraviglia, per il quale diciamo sta facendo un tour di librerie e mi ha invitato a... Ah, bello. Suonare delle canzoni, diciamo, e lui leggerà degli estratti da questo libro. Bene. E quindi questo è il 24 novembre, il 26 siamo all'Auditorium di Naorsi di Conegliano, mm-hmm. Per una serata di beneficenza per i ragazzi della piccola comunità Onlus, e insieme ad altri cantautori, un Alberto Cantone, che è un grandissimo della scuola trevigiana, uno dei mostri sacri, e l'altro è l'Ariel Trio. Mm-hmm. E l'8 dicembre siamo all'Oasi Pub d'Alele a Eraclea, in provincia di Venezia. Sì. Il 14 dicembre siamo al Tepepa e il House a Roveredo in Piano, Pordenone. E che era quello che c'è che non sapeva, esatto, aveva paura di... Invece l'ha detto benissimo, l'ha detto. Il ragazzo è stato bravo. Quindi sconfinate anche voi, ovviamente. Gli esatto, amici che sono in Friuli, se vogliono venirvi a vedere. Quindi non solo nella provincia di Treviso e Venezia, ma anche dire, solo Pepa. Mandi. È solo Mandi, esatto, è vero. Però si sopravvive un Mandi e un B, com'è che dicono? Un B in... Sì, hanno un altro modo di sì, dire. Quando ordinano il caffè. Il caffè, sì, adesso non mi viene in mente. Un capo in B. Cioè, sì, esatto. Il cappuccino. Cappuccino, esatto. E ultima, del tour invernale, diciamo, chiamiamolo tour, non sono molto esterofili, ma serie di concerti, il 12 gennaio a Radio Golden di Conegliano. Ah, perfetto. Beh, tour autunnale, diciamo. Tour, sì. Sì, serie di concerti sì, autunnali, diciamo, sì. Suona molto più italiano. Per cui tante date, diciamo, qua a novembre, sì, sì parecchie, complimenti, e poi ti ringrazio. Con una finale, diciamo, di dicembre, e poi... Chi vuole invece saperne qualcosa di più e vederci certo. Anche, pagina Facebook. Gianluca Chiaradia. Sì. E, tra l'altro siamo in 3-4 Gianluca Chiaradia, ma in realtà uno ha la pagina musicale, gli altri sono utenti, persone. Ok, metameccanici. Sì, metameccanici. O quant'altro. Esatto. E poi c'è il sito che è www.gianlucachiaradia.it. Ecco, questo è importante perché lì
trovano, esatto, vabbè, le stesse cose di Facebook, però tutto quanto. Quindi www.gianlucachiaradia.it, esatto, dove trovano sia le date, ma soprattutto i video e quello che fa Gianluca. Quindi io ve lo consiglio perché veramente merita davvero tanto. Vi vedete i video così capite, che purtroppo stasera non possiamo ascoltare, che bei pezzi che fa appunto Gianluca. Anzi, in merito, alle 22:36 minuti primi, io te la butto lì, vediamo se, cioè, vabbè, se certo, viene a me. Quella cosa che hai portato, ma c'è una chitarra, guarda un'altra qua, una lì, a caso. Così, ti va di farci sentire qualcosa, ma certo, magari, se non è un problema. Grazie anzi per questo tuo, ma grazie a voi, regalo. Per la disponibilità. Io ti lascio la scena tutta a te, naturalmente. E basta, quindi, signore e signori, live on Radio Sayot, Gianluca Chiaradia. Comprerò dei fiori di plastica, così che durino per sempre, da innaffiare all'occorrenza per tenere occupata una mente dall'aria supponente. Avrò cura dei tuoi sguardi, delle tue indecisioni, saprò come consolarti con sillogismi elaborati. Mi senti, stai in silenzio per parlarmi, credimi. Comunque vadano le cose, troveremo un modo per chiarire ogni domanda indecifrabile, ogni questione con le spine. E mentre ti farai la doccia, io scriverò la tua canzone, confidando ad ogni goccia il segreto del tuo nome. Ma come? Non è mica un temporale, ora ho tempo per pensare in questa casa gigantesca, con un dito dentro il naso, vanto un'aria principesca. E scusa se non sono una finezza, credimi. Comunque vadano le cose, troveremo un modo per chiarire ogni domanda indecifrabile, ogni questione con le spine. Troveremo un modo per chiarire ogni domanda indecifrabile, ogni questione con le spine. Grandioso, bellissimo, veramente complimenti. Grande Gianluca, mi piace questo tuo modo di suonare. E caro Ugo, cosa ci dici tu al di là del vetro della regia dalla tua parte? Che si dice di bello? Com'è arrivato? Come avete goduto voi di quello che noi live in diretta dal vivo abbiamo goduto? Cosa mi racconti, Ugo? Che sensazioni, emozioni? Guarda. Sì. È veramente bello, dico davvero. Poi dal sì. vivo è sempre, da sempre una certa emozione, grazie, è sempre un certo effetto. C'è da e dire non, questo. Beh, sì. E non ti dico qua io che emozione ho, poi Gianluca ti dico, hai sentito lo stile, cioè ti ringrazio. Grande, sì. Un po' di finger picking, lo possiamo dire. Sì, 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 esatto. Quindi il modo di suonare. Esatto. Con le dita. Esattamente. Nel mio caso senza unghie, perché me le mangio tutte. Quindi è ancora più difficile. Esatto. No, no, no. Ma anche no, perché è colpo sta lì. Esatto. Cioè, ci sono varie scuole di pensiero. Esattamente. Tommy Emmanuel fa un ibrido. Esatto. È vero. Abbiamo nominato questo grande artista perché anche dietro le quinte prima ci scambiavamo, esatto, questo apprezzamento. Lui ha un disco di Tommy Emmanuel. No, magari più di uno. Però sì, insomma, esatto, grande Tommy Emmanuel. Esattamente, sì, io poi sono amante di Mark Knopfler, da Straits, quindi la sì, base del finger picking da cui è a casa. A diciamo, casa, esatto, sì. Per cui complimenti davvero Gianluca. Grazie. Ed è bello, è questa caro Ugo. Chiedo scusa se intervengo a gamba tesa, sì, ma è arrivato un sms sempre di questo Lucifero, in cui scrive...
la prossima volta ti faccio un buio quando esci dal palco. E quindi chissà chi sarà questo Lucifero, sarà qualche tecnico Luci con cui io ho collaborato, ho lavorato come attore, sai Gianluca, mm-hmm. faccio anche quello, fa le varie cose di teatro, allora può essere qualcuno che sta scrivendo, mi minaccia che mi fa un buio okay, quando esco, così cado dal palco. Finché non rompisce il cane, ma sempre... Avendolo. E quindi, no, tornando a noi, volevo ringraziare, intanto saluto il grande Enrico che ci ha scritto, che ci sta seguendo, che mi fa sorridere, Congo Congo, anche le scimmie ballano al ritmo di Gian, naturalmente mio, Gianluca, non Gianluca vabbè, tu. Vabbè. Perché ovviamente l'ha scritto prima che tu suonassi, quindi non era un'offesa nei tuoi confronti, ma nei miei, e anche naturalmente tutti coloro che ci stanno scrivendo, che non sto seguendo, anche Sandro, lo saluto e lo ringrazio per averci scritto. Gianluca, io arrivo anche a dunque, mi collego per le varie cose della domanda, bellissimo sentirti suonare qua dal vivo. Grazie. È una prerogativa che io non faccio nulla di nuovo, e magari richiedo agli ospiti quando sono qui con noi o anche via Skype o per telefono quando li abbiamo lontani dalla nostra sede, di suonarci dal vivo, perché è sempre bello. Differenza ovviamente di un pezzo live con uno da studio è anche il fatto di godere dell'artista. Com'è la tua sensazione e il, diciamo così, il ritorno che hai quando suoni? Tra l'altro avete suonato da poco con Damien, sì. Se vogliamo anche dirlo. Cioè, gli ho aperto sì, esatto, sì, in quel senso, sì. Sì, la tua sensazione è quando suoni live, con la musica tua, propria poi? Sì, ma sì. Io mi carico, nel senso che sono... è una bella sensazione, cioè non la vivo con ansia, ma come qualcosa di facciamolo, è molto una carica bella. Positiva. Per cui vivrei sul palco, ma nel mezzo c'è la vita per cui... esatto. Le altre 24 ore esatto. Da riempire. Per cui comunque è una bella sensazione. Sì, che assolutamente. Hanno... Sì, esatto, cioè nel senso che non ti vai a... E la gente che ascolta la tua musica, come la vedi? Perché sai che in Italia a volte... apriamo un campo minato. No, posso dirti che ho ricevuto sia recensioni positive sia negative. E in realtà mi sono servite più le negative. E che feriscono, cioè, poi le bravo. Parole fanno male, bravo, a volte più dei fatti, bravo, e poi però invece insomma, mi sono servite per, e mi serviranno, perché sì, di recensioni sì. negative uno le riceve sempre, e poi comunque ci sono state anche quelle positive, mm-hmm. quindi insomma, si bilanciano nell'equazione chiaro. Delle cose. Ecco. Diciamo che le negative servono anche a volte, anche se non abbiamo bisogno, per crescere e maturare. Certo, certo, però si capisce dopo. Dopo, se nel momento feriscono, hai detto bene. Esatto. L'uso della lingua italiana, volevo chiederti già dall'inizio, e anche dopo il brano, perché volevo aspettare di far sentire come cantavi. E intanto complimenti, perché vabbè, io adoro l'inglese, personalmente mi piace, è musicale, però è vero che come si dice un po' anche nei programmi blasonati televisivi di talent show, però è vero che l'inglese ti aiuta nel cantare perché è molto melodico, certo. Però tu hai scelto di cantare in italiano, quindi tanto di cappello, complimenti. Perché grazie, però sì. In realtà non è stata una scelta. Non disminuire, però. No, ma non è stata una scelta, no. Cioè, non ho mai scritto in inglese, per cui non mi è mai venuta la cosa, mm-hmm. e come dire, le mie minchiate le ho sempre dette in italiano, quindi... E quindi sì, ho sempre utilizzato l'italiano per scrivere canzoni. Sì, la nostra lingua, tra esatto, l'altro. Esatto, sì. Che poi è quella con cui comunichiamo. Esatto. E quindi e l'internazionalità, come viene vista quando tu vai a suonare all'estero che canti in italiano? Sicuramente è apprezzato anche perché a volte vogliono l'artista certo. in italiano. Ma guarda, mi è capitato... di suonare in Slovenia, dove tra l'altro avevo vinto un concorso. Sì, che hai vinto, come dicevo, il premio. E in realtà anche lì c'è curiosità, c'è voracità, come ovunque nel mondo, e la differenza la fa insomma quello che poi tu hai da dire, nel senso può essere una lingua, non so, può essere l'aramaico, però puoi arrivare comunque, come dice la Maionchi, mi è arrivato! E la imiti anche bene. e poi arrivare, cioè la musica non è un linguaggio universale, sì, come poche altre cose al mondo che non diciamo, perché
sì, che potrei, esatto. E quindi cerchiamo di non abbiamo farci... già esatto, sì. Nemici troppi di più di quelli che abbiamo. Continuo a salutare coloro che ci scrivono appunto in nella chat di Radio Science. Ciao Jessica, grazie, hola pure a te, e speriamo di rivederci presto sul palco. Loris, grazie mille, che mi scrive grande attore anche troppo. Io volevo anche qualche domanda a Gianluca, cari amici che siete qui, che è il nostro ospite, e nel frattempo andatevi a vedere qualche sua canzone video, avete ancora un altro quarto d'ora perché sono le 22:46 minuti primi, questo anche a prova del fatto che siamo in diretta, e quindi vi ringrazio del vostro calore che stasera mi state scrivendo veramente in tanti e personalmente, però magari se avete qualche domanda a Gianluca, fatela pure, documentatevi in questo quarto d'ora, studiate e chiedete pure a Gianluca quello che volete. Intanto vi saluto e vi ringrazio davvero di cuore per scriverci. Io andrei con un altro brano, giusto per spezzare, dar tempo agli amici, certo, per andare di là ad ascoltarti. Faccio una birra. Esatto, io poi sto stemio, quindi bevo l'acqua. Ah, okay. Ma bevo anche per te. Grazie. E cosa ascoltiamo, caro Ugo, invece questa volta? Cambiamo band di quelle che avevo selezionato, giusto? Quindi non i Russell. E invece un'altra dei Russell. No, ne rimetti un'altra, vabbè. Io volevo, vabbè, vai. Non ti preoccupare. Fide del tuo testa di caso. Ma sai che mi assomigli in questo momento molto a Sayuz, devo dire, dall'intervento che hai fatto. Se volevi offendermi ci sei riuscito, Ma grazie, ma veramente grazie. No. Allora, naturalmente la musica che stiamo ascoltando, ricordiamo per chi si fosse collegato adesso, non è di Gianluca, ma Gianluca è sotto SIAE, noi non possiamo mandare brani sotto SIAE, per cui la stiamo ascoltando di un altro gruppo, giusto per intervallare. Sembra una cosa brutta, è sotto SIAE. Portatore sotto SIAE. Sayuz, se tu li nomini SIAE tre volte, sviene. Esatto. No, attenzione! Per cui... se non avrà più il monopolio. Sì, abbiamo sentito. Beh, Sayuz è super informato su questo. Sì, Ugo, dicevi, scusa. No, finite pure, non vi preoccupate. No. Sì. No, scusa, dicevi Gianluca, perché qua... Dimmi pure, Ugo. No, dicevo che dopo tre volte gli si drizza il pelo, si ingobbisce e inizia a ringhiare. Esatto, no, ma adesso al di là di quello che si possa pensare della SIAE e Sayuz pensa di SIAE, ovviamente io concordo col fatto che tu debba essere iscritto SIAE e tutelarti in un certo modo, adesso onestamente, al di là di tutto. Ma ci sono in realtà tanti modi, quello è quello più classico, quello più antico forse da noi, esatto, però stanno nascendo un sacco di nuove realtà, per cui il mondo sta cambiando anche da quel punto di vista musicalmente... Cioè, dal punto di vista legale, stanno arrivando un sacco di innovazioni. È chiaro. Beh, ad esempio, noi che attingiamo dal sito di jamendo.com, come gli artisti che stiamo, faccio pubblicità gratuita, come fa sempre Sayuz, perché da spazio la tutti, butti là. La butto là, non ci pagano per dirlo, però no. Come tanti altri di cui diamo gli spazio gratuitamente. E sotto licenza Creative Commons, ad esempio, quindi per dire quella è un'altra realtà, anche quella, esatto, molto grossa. Sì, grazie al web che ha un po' scardinato questa cosa. Allora, Ugo, quale brano dei Russell Band? Allora, sono sempre i John Russell Band con Sweet Dreams. Ah, Sweet Dreams. Questa la dedico a tutti coloro che tra poco andranno a letto. E partito! Facendo il verso e osannando il grande Sayuz. Buon ascolto. Beautiful your tone. Come to me.
Buonasera ancora cari amici per l'ultima parte di questa nostra, diciamo, prima puntata della ripartenza dopo la pausa estiva dei due compari, che vi accompagna poi alla fine dell'anno e alla fine di questa grande trasmissione del lunedì sera con Gianluca Chiaradia ospite. Caro Gianluca, di questa puntata siamo contenti di averti qui con noi. Un saluto a tutti coloro che ci stanno scrivendo, davvero tanti, di cuore io ringrazio quelli che mi hanno scritto personalmente. Naturalmente andiamo alla domanda di Federico, che chiede, tanto salutiamo, ciao Federico, grazie per essere qui con noi, grazie Gianluca che lo saluti. La domandina all'ospite, scrive Federico, quanti anni hai ed il genere musicale? Chiedo scusa, scrive Federico, ma sono arrivato tardi. Tranquillo Federico, anzi grazie per esserti collegato e per aver fatto comunque la domanda, ma noi ripetiamo volentieri. L'età però non l'avevamo detta. No, 26 anni. Cavolo. Portati malino, sempre. No, beh, giovanissimo veramente. No. Invecchiamento rapido. Già a 13 anni, come già ci raccontavi. Già a 13 anni, mostravo 40. Ok. Arrivavo per l'ottantina. Bello genere questo. Musicale, sì, ricordiamo, folk sì. Pop, lo trovi comunque sul mio sito gianlucachiaradia.it e poi su Spotify, iTunes, quindi Spotify vedo che piace perché comunque è un modo per scoprire musica e puoi ascoltare più o meno gratuitamente, insomma, tante cose. Quindi lì, secondo me, Federico, ti fai un'idea precisa, ecco, quindi più delle parole. Certo, comunque grazie per averlo chiesto. Mi fa piacere. Comunque, guarda Federico, anche questo nostro artista merita davvero tanto e te lo consiglio, perché io appena ho visto i suoi video mi sono subito innamorato. Super, grazie. Sì, veramente, anche di lui. E caro Gianluca, adesso in conclusione abbiamo questi ultimi 5 minuti, non ti faccio una briscola, sì, come d'obbligo. Chiediamo al Cech che ci porti appunto una birra e un'acqua naturale per me, anche ghiacciata. Adesso non ti dico fatti una domanda e dati una risposta come qualcuno di più famoso potrebbe fare, però argomento a piacere. Lo so che non è facile. Di cosa pensi che non abbiamo parlato stasera? Perché visto che un'ora è volata via, certo. Poi alla fine, perché tra una cosa e l'altra, beh, poi ci sono anche le interruzioni musicali, il cappello introduttivo, alla fine 50-45 minuti. È un po' interrogazione di storia, argomento Chiaradia. Le guerre puniche. Esatto, mi parli delle guerre puniche, un argomento a piacere. No, dai. Ma argomento a piacere, sì. No. Concludo con ringraziare Radio Science, Gianluca, grazie Davis, Rosario e Ugo e tutta l'amministrazione, insomma, della Radio Science, che è una realtà che non conoscevo, ma
conosco ora e continuerò insomma a seguire con vivo interesse, che è una realtà bellissima, credo davvero dovrebbero essercene milioni di radio così, perché è un posto fantastico. Grazie di cuore. E niente, rinnovo l'invito a contattare la mia pagina Facebook in qualunque modo, anche per gli insulti, che sono sempre ben accetti e fanno male, ma servono. No, scherzo ovviamente. Sì, grande. E siamo sobri, vogliamo ricordare che questo è prima di bere. Esatto, io non bevo, ma lui poi mi raddoppia. Esatto. E quindi ricordiamo la pagina www.gianlucachiaradia.it, la pagina Facebook. E scrive una anonimo, però ovviamente non c'è nessun problema, casomai poi se vuole firmarci così lo salutiamo, e ti scrive: sono riuscito a seguire il live e faccio davvero i complimenti. Grazie mille, davvero. Grazie, perché fa piacere, in quanto è stato veramente un piacere. Peccato che Gianluca ci hai suonato solo un brano, anzi in anteprima, quindi ti ringraziamo della tua del tuo regalo. Ecco, non ho presentato il brano in realtà. È vero, non abbiamo fatto l'argomento a piacere era questo. Il brano che sì, era Fiori di Plastica e appartiene al terzo disco che verrà registrato, se Dio vuole, l'anno prossimo. Dico se Dio vuole, perché registrare un disco è un parto a tutti gli effetti, cioè fare un figlio, e ci vogliono anzi più di 9 mesi di solito. Sì. Anzi, ci vogliono 2 o 3 anni, un po' perché è un dispendio di... Esatto. Sì, scusa che ti ho interrotto. Sì. No, era il segno dell'elefante che esce. Che si fa. Esatto. Come diceva Verdone, non guardali mai, guardali in braccia. Esatto. Perché... Sì, scusa che ti ho interrotto. No, no, figurati. Un po' perché ci vuole il tempo. Sì, mamma mia, sì. Ed è sempre una... un'attività che comunque richiede energia, bellissima, però... è un dispendio energetico notevole. Per questo serve la birra ai cantautori, generalmente, per rassicurarsi, per carburare. Allora, cari amici, io vi consiglio veramente di andarlo ad ascoltare live, se avete occasione di essere qua appunto in Veneto, Triveneto, nel Nord-Est. La prossima data, ricordiamo per chi si fosse collegato adesso, ma poi le vedete anche nelle varie pagine, sabato 4 novembre, qui appunto alla stazionetta di Castelfranco Veneto, non per fare pubblicità in diretta, però praticamente ci sta. E poi il lunedì 6, sempre in provincia di Treviso, Quinto di Treviso, in apertura da Damien McFly, il grande Damien, esatto, che salutiamo. Che adesso tra l'altro è in tour a Londra. Ah sì, infatti, 3 concerti. Con c'è che diciamo questo, peccato che per poco non abbiamo beccato Damien, che potevamo farci live da Londra, Damien che ci suonava praticamente in diretta su Radio Cyrus da Londra, ed era fantastico, per poi con un'ora che abbiamo di differita andava proprio perfetto, per cui sarebbe stato un evento davvero unico per Radio Cyrus e anche per Damien, perché ovviamente si poteva far vedere in tutto il mondo tramite Radio Cyrus live in diretta da Londra, che salutiamo. E Gianluca, è stato davvero un piacere di cuore, mio, come dico sempre, annoverato fra gli amici di Radio Cyrus. Quando vuoi puoi tornare naturalmente a raccontarci ancora di te, anche dei tuoi prossimi lavori ovviamente, per cui quando uscirai col nuovo album, naturalmente i due compari, come preannunciavo, ancora non l'ho detto ma lo sveleremo meglio nelle prossime puntate, sta andando diciamo verso il termine per nostra scelta, però ripartirà con una nuova veste l'anno nuovo, quindi se tu ovviamente il nuovo album richiederà i prossimi 9, 10 o 15 mesi, ovviamente potrai sempre tornare e per noi sarà un grande piacere. Piacere mio, davvero. Ok, bene cari amici, 23 minuti primi, le 11 di sera, puntualissimi, chiudiamo questa nostra prima puntata della ripartenza, ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, saluto appunto Natalie che ci scrive qua, grazie ancora naturalmente al grande Cyrus che ci sta seguendo fuori onda, e a Ugo che mi coadiuva appunto con i messaggi e mi dà e ci dà una mano, grazie di cuore a tutti e due. E leggo gli ultimi messaggi di Natalie che ci augura una buona serata, un bacione Natalie, grazie a te, e del grande amico barra collega anche lui Mauro che mi scrive parliamo della cravatta di Gianluca. è rock and roll, esatto, è una cravatta giallo poste e qui non aggiungo altro, la battuta non è a caso. E quindi cari amici, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata dove avremo un altro ospite, non ve lo voglio svelare, ma sarà una persona, caro Ugo, che abbiamo conosciuto al MEI, con cui condividevamo lo spazio lì insieme, che ha anche lui comunque una casa, e una casa ovviamente tutti quanti potremmo avere una casa diciamo di produzione, dove, o meglio
di formazione artisti anche, perché la cosa bella è che lui forma anche gli artisti a poi sapersi vendere, andare in giro, a essere pronti alla vita. Forma nel senso che gli fa male. Gli fa male, gli fa forma. Scusa, stasera sto facendo la doccia. No. Ho la salivazione accelerata. E naturalmente vi aspettiamo lunedì prossimo, il 30 dovrebbe essere, sì, lunedì 30. Grazie Gianluca per la tua conferma. No, in realtà ho fatto sempre, sì, però era bello. Okay. Lunedì 30 ottobre, sempre alle ore 22, 10 di sera, ore italiane. Naturalmente questa puntata, come tutte le puntate, la potrete riascoltare in differita, come piace dire, cioè in replica, sia il giovedì pomeriggio dalle 14, sempre su www.radioscience.it, o comunque a disposizione già appena finisce in podcast sul nostro sito, ma soprattutto qui in Facebook è subito a disposizione, riascoltabile. Quindi se vi siete persi questa puntata, la volete riascoltare o volete farla ascoltare e riascoltare ad altri, per sentire Gianluca che ci suona dal vivo, che merita davvero tanto, potete anche solo estrapolarvi il pezzo in cui lui ci suona al minuto 36. Esatto, piratando, no. È stato un piacere avere Gianluca qui veramente con noi, grazie di cuore. Caro Testa di Caso, alias Ugo, o Ugo alias Testa di Caso, grazie ancora a te per l'aiuto in regia. Ti lascio un ultimo pensiero della notte, un saluto che tu voglia fare. Il mio è solo un semplice e modesto saluto. Io ringrazio il buon Gianluca di essere stato con noi, di essere stato nostro ospite, di averci iniziato con la sua presenza. Rinnovo ovviamente la sua prossima partecipazione, una partecipazione futura, e ovviamente esatto. Saluto tutti quanti, quindi il nostro condominio, come direbbe il buon Science, e alla prossima settimana, al prossimo ospite, che io non so nulla e non voglio sapere nulla ancora, e te lo farò sapere. Fai benissimo. Bene, che dire, io posso mandare solo l'ultimo brano che Gianluca esatto. mi ha passato, quindi prendetevela con lui. Eh sì, anche quelli di prima. Ah sì, hai ragione, anche quelli di prima, quindi è colpa sua. Sì. Bene, che dire, un grazie e buonanotte signori. Ciao a tutti e a lunedì prossimo. Grazie, ciao. Ciao.